so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Sono finite e sono tornato dalla Calabria. Lì le vacanze erano bellissime, il mare era bellissimo. Anche se secondo voi lì il mare era bellissimo, ora ve lo faccio vedere. Questo era il mare, era molto bello. E in Calabria ho conosciuto alcune persone che facevano magia e anche alcuni che erano bravi a fare il giocoliere. Ora vi faccio vedere una persona che era brava a fare il giocoliere e poi vi faccio vedere come sono diventato anch'io bravo. Si impara. Se conosci una persona che sa fare le cose, tu le impari. Vieni, sono io che devo entrare. Non ci provare? No, ti odio. Inutile! Più in alto! Più in alto! Ora vi faccio vedere come sono diventato io bravo a farlo. Ho corrente. E tre oggetti, i primi oggetti che ho trovato, un tappo e uno scotch. Sono così bravo che quando questi oggetti cadranno voi neanche li vedrete cadere. Guardate, allora io li riesco a tenere in mano per circa 3 minuti. Ora vi faccio vedere. Pronti? Via. Avete visto come sono diventato bravo, no? Ero più bravo io del mio amico. Sì, ora voglio farvi vedere un'altra cosa. Quando andate sul lungomare, ci sono i venditori, appunto, con le bancarelle che si mettono a vendere le cose. Cioè, loro dicono che vendono le cose, poi non vendono niente. Però dicono che devono fare commercio, che devono vendere per guadagnare qualche soldo. 1 euro ogni 3 settimane. Comunque, ho provato a fare magia a uno di questi venditori. Il risultato? Niente, perché era uno di quei venditori che dicono: ma vieni, vieni, fammi una magia. Poi vi faccio vedere cosa ha fatto. Allora, io gli avevo dato il mazzo, gli avevo fatto scegliere una carta qualsiasi. Poi lui aveva preso la carta, l'aveva memorizzata, io gli ho detto: rimettila all'interno del mazzo. No, lui ha fatto così. Ha preso il mazzo? Sì, mo te lo mischio io il mazzo, così. Bravo, bravo. E io che ho fatto? Dopo che mi ha mischiato il mazzo in questo modo, ho ripreso il mazzo, me ne sono andato. Ciao, ciao. E questa è stata una delle tante volte. Poi anche un mio amico ha provato a fare magia a questo venditore e ora vi faccio vedere quello che è successo. Non si vede molto bene, però un po' potete capire quanto sia antipatico quel venditore. No, mettila qua. No, tu poi pure... mischi, poi mischi. No, tu come fai? Io pure le... Vai, metti la carta. No. Mettila. No. Vabbè, allora mettila dove vuoi. Mettila. No, io non so qual è la tua carta, dai. Mischia. Mischia. Vai. Tanto io sono un mago puro. Guarda. Guarda. Tu guarda, sai qual è? Quella che te la... Vai là. Quella dove te la prenderai nel culetto. Guarda. Dammele. Muoviti. Guarda, ci sono cose basta. Quello era il venditore antipatico. Ora stavo camminando sul lungomare con un mio amico. Avevamo incontrato due ragazzini a cui ho fatto una magia. E ora ve la voglio far vedere. Vedete la magia. Fanno vedere anche a lui e anche alla telecamera. Ok, mettila qui. Allora riguardi la carta. La telecamera l'ha vista? Vabbè, sì, sicuramente.
Allora, ora proviamo a fare così. Vediamo, Io ora devo trovare la tua carta. Allora, secondo me la tua carta è questa. Il 2 di cuori. Non era il 2 di cuori. Che peccato. Allora, proviamo a fare così. Mischiamo un po' il mazzo. Così. Metti la mano così. Allora, mettiamo il mazzo qui. Ora entrambi dovete pensare, solo nella mente, di prendere la carta, tirarla fuori dal mazzo, la rigirate e poi la mettete rigirata all'interno del mazzo. La vostra carta, fatto? Ok. Ora quindi solo una carta deve essere girata ed è la vostra. Benissimo. E ora per finire vi voglio far vedere una magia che avevo fatto a un mio amico. Una magia a Mattia. Mattia, qui abbiamo un mazzo di carte. Ti piace il mazzo? È bello, sì. Allora, dimmi stop quando vuoi. Stop. Prendi la carta. Falla vedere in telecamera. Ricordala. Mettila qui sopra. E la disperdiamo. Ok. Ora, fai un taglio. Benissimo. Ora, io devo riuscire a trovare la tua carta. Vediamo se la riesco a trovare. Era una carta bella, ti piaceva? Sì. Ok, quindi tu la carta la conosci? Ok, basta che la conosci tu. Allora, è un po' difficile. No, secondo me qui non c'era. No, aspetta, non la riesco a trovare. Se la trovi in un altro modo, facciamo così. Prendi circa una decina di carte. Benissimo, e le metti qui. A sinistra. Ok, ora ho un amico che fa il compleanno il 20 giugno, quindi prendiamo da questo mazzo 20 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok, contiamo insieme quante carte avevi preso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carte. Ok, allora ora dal mazzo di 20 carte contiamo 17 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qual era la tua carta? Non te la ricordi? Era il 2 di cuori? Sì. Ok. Allora, queste erano alcune delle riprese che avevo fatto. Prossimamente uscirà anche un nuovo video. Qualche tempo fa avevo fatto un video sulla scogliera. Dovrebbe uscire la seconda parte se un mio amico che ha fatto le riprese si sbrigasse ad inviarmi i video. È da moltissimo tempo che li deve inviare, ancora non me li invia. Quindi se me li invia ve lo faccio vedere, altrimenti ve lo faccio vedere lo stesso, perché prima o poi me li invierà per forza. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.